Quindi noi rischiamo che chiude l'intero comparto manifatturiero italiano, i piccoli commercianti, i piccoli artigiani, il costo dell'energia è andato completamente fuori scala. E in più Draghi, grazie a Berlusconi, grazie a Conte, grazie a Salvini, non può operare più di tanto perché, come voi sapete, sta in ordinaria amministrazione per gli affari correnti. E dunque quello che io ho proposto a questi partiti che scherzano, Letta che fa la battuta, scegliete il guanciale o la pancetta, tutte queste cose. Francamente anche un po' di cattivo gusto in un momento così drammatico. Ho detto una cosa semplice, troviamoci intorno a un tavolo, cerchiamo di condividere alcuni principi di fondo, per esempio che il rigassificatore a Piombino ci serve entro marzo, perché sennò ci sarà il razionamento del gas. Aiutiamo il governo che è in carica per gli affari correnti a prendere una decisione importante mettendo molti soldi per far riaprire le imprese. E rispetto a tutto questo non gliene importa niente. Quello che fanno è il giochino tra Letta, Sandra e Raimondo e la Meloni.